ci saluta Salvatore Stellitano di Rocchini. Poi mi sono messo a me, 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 mi sono messo
tipica ambulatorio. E ora, e ci dice, io mi ne chiedo meno che sia poi ultimamente in 200 anni. Che ci è sostituito in 200 anni. Male. Cioè, non è mai io che si sparto. Allora, dicevo che le donne, appunto, lavoravano di più al telaio. Infatti la signora Francesca aveva un bellissimo telaio, lei sapeva lavorare benissimo al telaio e dice poi è rimasto il telaio, insomma, lì un po', perché poi con la salute non è riuscita più a lavorare. Facevano tovaglie, asciugamani, coperte, tutto di sparto, di ginestra. Io faccio. Io sono Corio. Ito mia gineca ti pistego, ti posse di mie egra spenecini e la grafica mia gineca c'è manca una nandera. Sì, mi dice che ha conosciuto il papà della signora Francesca, i fratelli, la famiglia, i figli, e ritiene che non ci sia nessun'altra donna che abbia scritto tante poesie nel nostro greco. In effetti il papà della signora Francesca, Carmelo Trapani, era considerato il patriarca del greco. Carmelo Cepodi, nel rione, che è stato tra i promotori, tra i primi che hanno iniziato a impegnarsi per la lingua, che lo chiamavano il patriarca della lingua greca e pratica, per il suo impegno, per la sua conoscenza profondissima della lingua. Nello scrivere le poesie, ovviamente, la Francesca aveva difficoltà a cercare le parole, e diceva apocunnome. Cunno vuol dire sotterraneo, ma comunque distorceriamo parole. Continuamente scrivere il cervello per ricordare, per dare alla memoria parole che potessero esprimere bene i sentimenti che avevano nel cuore. Nel viaggio a Bristema Storini, metto giù le gemecine, che è pratica una seconda timata. Qui per minare la tiene grave di dolore. Mi si faceva un po' di e lo mi scelgo, te con il caso. E ho me ne dato da gran madre di casa. Tutte dito e con mare Francesca, forse una di noi, forse come ne dico, pace e serenità. Non è tutto Sanghiero. Ho incontrato la signora Cepodi e a suo papà un giorno a Reggio e ci siamo messi a parlare di poesia. La signora Francesca Merinari, il soprannome mio. Merinari, perché non lo scrivete a voi? La signora Francesca, basta leggere le sue poesie e va tutto bene. C'è Giuseppe, uno dei ragazzi, che vuole dire una cosa anche sulla signora Francesca. Calimero, no? Giuseppe, una roti e clonda, una Matteo di grossa, c'è una di Matteo, c'è tutto, e mi toccando mi finì, ma ciò la iaci. Io l'ho vista una sola volta e piangendo mi ha chiesto di imparare la lingua e noi lo facciamo anche per lei. Allora, voi è il comandante fuori. Io mi sto dicendo, nasce mi sto dicendo. Scusa, sto dicendo. E nasce mi sto dicendo. E nasce a me lo sto dicendo. E quando esce non sono venuti. Davvero. Allora, dopo di che, sono sempre in famiglia, sono in provincia di Novara. Tosso poco. Ma poi Novara è italiano, c'è una cosa di famiglia. Non posso dire che sto con un cuore in appetito, io posso con un cuore di mi piace per mettere un paesetto in una spiede e in una spiede. Vabbè, ma chiesto io e tornai. E io la sognavo, e anche per te lo sognavo, perché già saranno pronti per dire sognavo.
Cercavamo una spinta, praticamente c'è stato un aspetto di poco, come stiamo scendendo, c'è altra giovane, mi stiamo scendendo. Ma poi non è fortuna, grazie al Signore, te guarda che pezzo c'è il giardino qua, c'è terreno, no? Perché la maglia la morte, la maglia è un gipo, e poi ho detto per lì, io ci ho mandato il partito per le rose, che quello è il punto, e poi io punigliato, e poi io questa grata, c'è il punigliato, però oggi vengono, è che la fatica già decadere, è una fatica, 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 è una scalesca, allora guarda la prova. C'è poi di nuovo che sono sbigli, meglio di buzza, mette buzza, mette il minigiani, le peroni, ti cambia il fuoriato, gli attugli, e gli altri punta secca, e quando sei tutto tu, però sono spinte di con mai, e una parte dove esce una dove sono spinte. Allora lui è nato a poi si è sostituito a Bova Marina 40 anni fa, viene a Bova Marina, è felice, da parte della casa, ha un orto nel quale va ogni giorno e produce tante cose belle, però le cose non escono da sole, lui deve andare, deve innaffiare, deve zappare, tutto questo lavoro e poi porta a casa tante cose buone. È davvero, arte di Sanremo mia e più mia. Infatti, capisco che il cria il compagno francesca e mi andò a una casa. E la sta lì, lo fa a casa e un po' di lì. C'è che la fa, mia che viene se può tenere di dopo lì, o è sposa il cino, e che la fa di dopo lì, quindi stanno se gara se cinque. Ma credo che se no è da dopo, ti ha fatto una perda stagionale. E c'è che nemmeno mesa c'è di viaggio e che da polio, a Sceulli, a Fimmeno. Da Sfitia e ne falea, da Stradurre e ne stene. Mesa e che è un'anglesia di urlo, canonai, c'è buonai. Buonai, gli ha detto un polio, casimera di peralli, me ne viata con malato. Posso spiegare ziasi, sto caro abisso. Arte, righe, minasi, te do la tua comincia a andare. Gli attivi anche gli amo sto, che posso non andresce, ma che adesso mi mancano il suo io. Posso d'aria, ma sai una pigna, se ne scene una echina, ta sciapiti. Corpo tonda che non hai vede abisso, mette in libesia, amri, ma che lì. Lunga e stretta la strada che ci porta sopra i monti. Lì nascosto in mezzo del vallone c'è un paese, grande Gianone, da tutti lasciato. Le case sono vecchie, le vie sono strette. In mezzo c'è una chiesa che tutto guarda e soffre. Soffre perché questo paese ogni giorno che passa ne vale sempre più solo. Quanto anime sono vissute nel tempo passato. Ora pochi sono rimasti che la tengono ancora in vita, perché gli altri sono andati, che il mondo ha cambiato, a cercare una nuova vita. Quanto lacrime ognuno versa, quando sa che lo deve lasciare. Camminando guarda sempre indietro con la speranza, domani di tornare. Isera dal Ciboreo, pose canna e dalla via, in abbiaggio, ti capisco. Ma tu buco. E la dovirio, quando la sigla esce, c'è una posta, la dovirio, poi la dovirio, la stagione, 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 la stagione,
Poi si metteva un ferro, si legava, si teneva fermo e si aspettava che prendesse la forma finché poi non diventava secco di nuovo e dice rimane perfetto. Le gare, io ci volevo che ci vediamo quando il mio rotondo dentro là. E gallo dopo le gare. È l'assidero, dico. È l'assidero. O l'ospite che è l'assidero. È rotondo. Ma è l'assidero. Ah, il capezza è l'assidero. Ah, ok. Ho un legno. Utilizzavano anche l'acqua bollente per far prendere la forma, poi lo mettevano nel ginocchio per prendere la forma e manteneva così quella forma. E da lì l'ha gesso quanto tempo? E Danilo ha chiesto per quanto tempo doveva stare nell'acqua bollente, dice bisognava controllare, quando non si muoveva più allora andava bene e aveva preso la forma. Stava già fino a dentro il tonaro, poi lo legavano così e rimaneva perfetto. C'è toccare a Giazza e Giola cannon da schima, da ode. Ok, quindi appunto poi finché non diventava freddo e poi rimaneva perfetto. Questo c'è un problema, ma la consola è rotta e vale il problema. Ho detto, se stonerò, tonerò dietro, e decido poi calma se ti invizzina. E guarda se ti benzina, che ciò ci guarda se torna a dire, acabo di incapita, ragazzi. Che ciò la devo dare da noi, da te sei, ciò la devo dare. La parte si sconora. Se andiamo da che, quando sono uscito da che, io sono un po'. E dopo, che da piano si trova che si sconora, che dopo che dice. Poi se sento che nemmeno, allora la parte si fulma, se mi appunto qui, così. Da ecco, quello che non era maraccaglio. Che dove era? Allora lo mettevano nel siero anche, orò e il siero. Sì, e quindi finché era lì bollente sempre si utilizzava la stessa tecnica. Per non fare bollire l'acqua un'altra volta. Utilizzavano. Rimosso la ricotta che non aveva il siero maraccaglio, lo mettevano nel siero. Proprio perché si riutilizza tutto e anche per il colore, per il colore. E non si spreca niente. Li chiamavano anche, ce li innalziavano anche perché ci sono dei disegni antichi. Io vedo. Ma non si spreca. Per ricordare i colori sono sempre incisi, sempre decorati. Il castore qualche volta, però non è. Io vorrei invitare per un saluto molto breve. Una ma possibilmente due persone che sono corsiste però non hanno imparato il greco nei corsi, l'hanno imparato a casa, una è Olimpia e l'altra è Giulia. Sono un saluto perché quello che con noi a partire dalla generazione che sentiva la lingua ma non veniva stimolata a usarla, per cui ora hanno bisogno di strutturare, di capire, di comprendere le forme grammaticali e di riaffogarsi pienamente nel patrimonio linguistico che hanno dentro le mani. Carimeno, no? Carimeno. In monode carica per il pecune, già ti sta dei namasteno così per ho dito, ti grossa, già ti ego di le magia da ieri americano. E mano un giorno di Eplatequa e di Gossa. E con il capesco, non capesco,
di grossa vergamica. C'è il mio caricchio la primera di Adi e Mattia Tosso. Tosso. Ciao la Wanda. La cuccia sì, però che con Anna. Di cosa per te come? È grecano. Comunque ha detto Lidia che sei venuta notte di imparare che la lingua è diventata la conosce, però sente il bisogno, perché insegna, di approfondire gli aspetti grammaticali e culturali della lingua per l'educarsi adeguatamente. Giussi, abbiamo risolto che sente anche il papà. Per il caldo, anche il papà di Prezioso. Gli anziani li chiamiamo come una compagnia. Esatto. I familiari lo fanno, noi siamo d'accordo, ovviamente, non abbiamo voluto capire, lo spero che sia, perché è giusto che vengano ricordati, non affaticarsi, non staccarsi, perché lo si deve fare da solo. Però è una persona sempre presente, un parlante ottimo, eccezionale, molto, molto preciso. Tosso obbligata. non so cosa dire, ragazzi. In mano c'è i palmi, fratello e fratello. Yeah.
elettrica, c'è ancora c'è questo po' di No, Martino, capire Martino.
Ma te. Si cambia, è finita l'ora. Ma te non si chiede dopo la tecnica che allora, è difficile imparare perché non parla più nessuno. E dopo il tempo c'è canena. No, dopo un gurno, credo di nuovo. È un gurno, ma non è un gurno. Non sentite la lingua, come non sente lei? Sì, questa è ovviamente una difficoltà, il fatto che noi, lo scopo nostro è quello di creare sempre dei contesti in cui usare la lingua. Perché evidentemente solo un posto anche intensivo non può bastare, se poi ci vediamo fra un anno magari non abbandona. Però abbiamo durante l'anno sempre momenti, occasioni anche virtuali in cui la lingua dobbiamo usare. Quando si parlava? La vita è sempre. Ognuno parlava, no, si è abolito, perché chi parlava in greco era stupido. È vero o non è vero? Ora sono tutti studenti, laureati. È cambiato il mondo, per fortuna. Che è buona info. Antonella, ti tiene lì prima su lei. Che sei? Vengono, ma anche dopo, lo vediamo. Allora, l'altra volta ha dato ad Antonella un elenco di tipologie di pera, con tutti i nomi, noi diciamo pera quando non basta. Chi vive in campagna nel passato non diceva solo pera, classificava ogni pera in base al tipo. Quante pere abbiamo? Una volta. Quante pere conosciamo? Io ho scritto, ho fatto scrivere a Antonella, tutte quelle che conoscevo, sono abbastanza. Dodeca. Imperiali. Dodeca. Gli ennitichi, chiamavano gli ennitichi. Gennaritiche forse. Sono gli ennitiche sono di gennaio. Gennaio e gli ennitiche. Gli ennitichi. E poi, ecco si ricorda, un marzulli. Abbiamo registrato fino a 12 tipi di pere. Vabbè, 3 anni se ne è come ce l'ho dato. Ora facciamo il pere. Alla fine, perché no, che appiglia è? Dicami, per Mazzurrelle, che ne c'è? Dicami, dalle Sardugna. Dalle Sardugna è stata piglia e ha toccato molto. Dicami, del Bagnarone. Da piglia, ti accandami, da cotella. Tieni con te, i coltelli ne rapiri con me, io mi sono trovato questo lupo, questo oniglio. Dopo l'oniglio trovatemi giù questo fuoco. C'è cioè, il tuo video, che andiamo giù da scasa. Poi che andiamo a Bagnarola, che da Chiriani, che chiede, cosa cazzo, te lo rusole. Ti sa me, io mi sono ruso e mi sono rasco. Tutte erano lì giù. C'è stato il Rudy e chi ti ha capito? Rudy come per pari, c'è la di per c'è il pari di cose, papale, come ancora quello che ha dato a te. Ma io trovo, io cammino da piglia e poi che ti ho sto muro. Io cammino da piglia, ti che ho sto muro. Avete visto quanti nomi di terra che hanno elencato? Ce ne sono altri ancora. In campagna cosa facevate? A quei tempi. Il grano, la pavetta, la lenticchia, tutte queste cose. Il grano, c'era il grano nero, il grano duro, un'altra qualità che si chiamava Maiorca. Maiorca. Maiorca era una qualità che era più bella, che noi se un po' mi padre seminava. E poi avevamo fatti perché i cucchini facevano i macaroni, facevano perché la farina era più bella. E tutti questi cose, ma si lavorava, in campagna. Costanza,
Ma che cosa? Ma potreste... Anche italiano. Sono greco in Italia, eh? Una cosa tipica che si cucinava prima, che adesso non si cucina più, la cosa più buona, oppure il suo dolce preferito, la cosa sua preferita da bambina. Che burbia. Che burbia la facevamo? La burbia che si faceva una volta e non si fa più. Con la farina di grano. Quando si faceva la burbia? Ora l'estate la facevamo. Non era per Santa Lucia. Che era a parte, ma poi la facevo una anche fuori con sì, per Santa Lucia era un'altra cosa, la avevamo a pari. Quella era obbligatoria. Quella era obbligatoria. Poi la facevamo quando... E come si faceva? Come faceva? Con che cosa è fatta la burbia? La burbia la facevamo con la farina di grano, non con la farina di panicolo. La farina di panicolo è a polenta. Sì. E la burbia era con la farina di... La stessa di polenta fatta con la farina di grano. Di grano. E che altro mettevate? La farina? La latta e poi mettevamo all'ultimo, mettevamo l'olio. E basta, ma veniva. E poi se c'era un po' di salsa di pomodoro, anche questi tempi. Allora, era l'acqua e un po' di pomodoro ed era squisita. Si mangiava con appetito veramente. Ora c'è da dirci la ora a migliori. L'anno prossimo faremo mangiare con via, ragazzi. Non abbandoneranno le tue coppie. Va bene, volete fare una domanda a qualcuno, ai nostri anziani, chi vuole, anche in italiano, non obbligatoriamente, perché non preoccupate. Curiosità sulla vita, anche solo a noi interessa questo corpo, farvi sentire la lingua quotidiana, quella vera. Sì, è Allora Naro, io non mai ero vicino a questa chetta. Allora Tote, non mai ero vicino a te, e ti ho contattato. Tote, allora vedete, se passiamo da carabinieri, prendo un bevecino, si chiama un mobilista in casa, e che mi ha detto che mi ha detto che in casa. Gli attigli che ne avrà che luce. Allora vedete, Salvatore, ma posso com'è che luci? Posso mega ito? Com'è che luci? Posso mega ito? Puito, Don Giro, puito. Sto rifugio.
c'è un modo solo da me. C'è che domina da me. Come dire, gente di predica non ne posso spingere, c'è una chirurgia. E io come se lo stai facendo? $100 non è una cosa. Va bene, se vuoi mi ricordi nemmeno che tu vedi la sua cuva, con la sua cuva. E tu vedi che ha capito me solo. Ma non ho problemi, ho convocato a togliere. La cultura della Calabria, soprattutto per l'Italia, ha la stessa origine, la stessa matrice culturale. La differenza tra i vari paesi sta soltanto in che cosa? Nell'epoca in cui ogni area ha cambiato foggia di questo, è passato dalla Repubblica greca al diretto romano. Quindi Gianni ora è un esempio di questa nostra cultura espressa attraverso il dialetto calabrese. Siete già stanchi e l'attenzione sarà ai minimi livelli, però ci tengo a dire una cosa, che ogni uomo dovrebbe essere fiero della propria appartenenza ad un gruppo etnico assurto alla dignità di popolo, e ogni popolo con la stessa chiarezza dovrebbe salvaguardare la propria identità culturale, affinché di essa le generazioni venture rimanga indelebile orma nei manufatti, nelle tradizioni, nella poesia, nella musica e nel canto. Detto questo, voglio dedicare una poesia ad un luogo che è un tiro di schioppo, che mi ha incantato. Poi magari dopo che Panzacchina, il solito di Cibo, fa cantare, ci sentiamo magari dopo, però è un omaggio sincero che voglio fare al Rivoli, anche perché qua ci stanno parecchie persone che hanno vissuto e composto. Ad una campania sopra il Rivoli, sopra un letto asciutto di ciumare, mentre dall'aria si spatte l'attore da groverti, sambuchi e ginestrari, quanto un silenzio sopra queste monti. E te spiti da grecanica gente un busso forte, ma l'urdo mi risponde, ma baca per mi grido, l'urdo senti. La volpe ficiatana trova un poio abbascio una rueccio che denaro, il ditemi un pogliaro ogni catogno, ginega, io non batti il lute adaro. In Arade con tutte le leggende si sdurrubano da questi strapunti, benedette du Papa, smaledette du Papa, temponente venirono dall'abisso più profondo, senza nulla pietà di a natura, menando acqua con una bagnanora, fece da maggio parì una cultura, lo vecchio mondo tanto amato ancora, si salvò da vita. Rifurtura sulla mente a cascia la memoria, dall'acqua sotto una fitta mordura, negaro mille anni e più di storia, così come fecero l'Africoti, il ricodisi pigliaro altri strati, montanari parsero marenoti, per ogni luogo furo stramandati, drachi e fuditti. L'uso verso piso furo da Satin da che lo credusi. Petro usa undi, u pede stace sempre in piso,
e puro tempo rompo la pechiusa. Tanto paese, inferno e paradiso, su tutto, una muraglia da nufuso. Da una pendina arroccolato, steso, cercato, come un vecchio di un buso. Quanta armonia sopra questo mondo. Peccato che non ci sono gente, do mare, voglio meridiano d'onde, lontano da sto cielo risplendente. Grazie.
Thank you.
L'associazione Yalotubua che ogni anno e durante il corso dell'anno organizza tante attività. Questa sicuramente è il fiore all'occhiello delle nostre attività. È quello che ha portato avanti, che ha promosso veramente la lingua. E di questo veramente ne andiamo orgogliosi. Che se posso dire che sembra che ci mantiamo da soli, però dai.